Bene fans, ce ne andiamo dal posto di Luco Magno, veramente amareggiati e delusi. Speriamo che perlomeno il tratto che scende verso l'Oberalp sia un po' meglio, perché è vero che peggio di così è difficile. Vabbè, non è vero. Dai, Luna, faceva cagare, dai. Cos'era quel passo lì? C'era schifo. Sì, beh, ce ne sono di peggio. Ma tipo, dimmene uno. Qua in Svizzera che abbiamo fatto peggio. Ah, in Svizzera, no, in Svizzera, no. Sì, beh, forse effettivamente forse era stato più brutto. Anche se, vabbè, sembra che a scendere prometta bene. Sì, boh, curva larga. Tornante un po' in stile San Bernardino. Ah, giustamente Luna rallenta per farmi superare con la 360, non capivo, dicevo, ma cos'è? Vuole andare all'indietro? Sì, beh, mi sembra uno stradone come a venire in su, eh. Stradone a salire, stradone a scendere. Sì, va bene per le super sportive. Ma neanche, perché puoi andare a 80 all'ora, sennò ti arrestano. La super sportiva a 80 all'ora ci va in prima. Dai, fai in seconda che fa riposare un po' il motore. Cioè, oddio, carino, un po' selvaggio, non c'è niente. Però, cioè, è una statalona questa. Niente di che. Che gioia. Sì, comunque infatti vedete qual è il brutto di questo passo, cioè incredibile. Tutto 50-60, 50-60. Di solito il bello nei passi svizzeri, quantomeno, è che rispetto alle altre strade si può andare a 80, non di più perché sennò vi arrestano. Qua manco quello. Ma poi, cioè, scusami, cosa abbiamo attraversato? Due baracche. C'è il divieto di girare a sinistra? Sì, beh, non mi ispirava molto entrare nella cava di ghiaia, sinceramente. Ma questo? Ah no, se fosse un carrellino tipico dei Velox. Tipico carrellino di tifotto. Esci, apre tutto, attenzione! Sì, comunque ne ho presa un'altra di roba gigante in faccia. Ma infatti io mi domando, magari qualcuno di voi ce l'ha, ma col casco jet, ma quanta roba vi arriva in faccia? Che poi magari vanno col jet tutto aperto, senza visiera. Io c'ho un mitragliamento. Ma poi veramente adesso ho preso delle robe che erano grandi così in faccia. Boh. Cioè, senza casco integrale vi uccidono. Va, ne ho presa una. Ne hai presa una anche tu? Sì. Sì, ma forte. Lo so, sembra che ti sparano addosso. Sembrano le palline del paintball. Esatto. Ho tante di quelle smerdate gialle sulla visiera. Vabbè, quelle non le conto neanche più. Infatti guardo tra una smerdata gialla e l'altra attraverso la visiera. In tutto questo, fans, sono 3:45 e non abbiamo ancora pranzato. Faremo una super mega merenda. Senti che aria. Che arietta. La sento tutta, anche perché ho una bandiera in testa, come sai anche tu perché hai provato, ti porta via col vento. Attenzione, ennesimo cantiere con semaforo, chiaramente rosso. Attenzione, è diventato arancione lampeggiante! E la Madonna, ma cos'è qua? Sì, vabbè, ma qui è... Cioè, va bene rifare le strade, ma stiamo un po' esagerando, eh. Ma questo dove va? Dove va? Il tombino. Cosa sta facendo dentro di lì? Bestia! E non me l'aspettavo così sterrata. Se no rimanevo dietro la macchina e facevo andare avanti lei. Sì, così arrivava tutta la polvere addosso. Quello è vero. Adesso occhio alle prime curve, che c'è tutta la ruota interrata. Puliscila bene. Ecco. Ci risupera con disprezzo! 60. Ma porca. Ma per cosa poi due baracche? Guarda che strana, cioè, quella montagna là che ha tipo... È vero, sono tutte cime appiccicate, guarda che roba. Sì, giù, sì, giù, sì, giù. Sempre in salita. Bestia, mi è arrivato un deltaplano sulla visiera.
Ma anche, guarda anche quella parete c'è. La coglie di sorpresa? Ma ti pare? Te lo stavo parlando. Ti ho colto di sorpresa. Quella... questa qua a sinistra. Che ci sono tutte case sparpagliate. Luna Colombo e le proprietà lessicali. Attenzione, l'ultimo pezzo dove si può andare? 50. Surprada, surprada. Mi piacciono proprio le queste caratteristiche persiane colorate, eh? Gesù. Fine 50? Ah no, attenzione, riprende la strada con le curve. Curva? Sono salito per la prima volta sopra i 6.000 giri da stamattina. Ma che strumento del demonio è? Cosa? Quello lì che c'era... Non lo so, sono impegnato a copiarti le traiettorie! Non prenderti la mia scia? Azz, qua cos'è questo qua sul palo? Sì, ma il limite è 80 l'una, non ti devi fermare a 33, dai! Ho capito, ho visto? Ma cosa ho visto? Era una telecamera! Ma mi puzzava! E comunque 80 è il limite, non 33! Io quasi ti tamponavo! Allora, da questo lato meglio! Meglio, sì! Non ci verrei apposta, però meglio! Porco cane, se stavo andando lungo! Anche tu in quella, anch'io! Comunque consiglio, anche se pensate che non sappiamo guidare, in realtà avendo fatto tanti chilometri qualcosa abbiamo anche imparato. Se entrate in curva e siete lunghi, col freno davanti, se continuate a frenare, in realtà non fate altro che continuare ad allargare la traiettoria e andate a sbattere. Quindi se siete lunghi in curva, per chiuderla bisogna usare il freno dietro, così vi ributta dentro la curva. Considerando che il mio freno dietro non funziona, c'è un problema. Ma non è che non funziona, frena un po' poco. Guarda che da questo lato sembra quasi asfalto. Ecco, basta. Ma è più alto lì, di qua. Ma perché? È perché di qua devono ancora farlo, stanno facendo le fondamenta. Ve l'abbiamo detto un sacco di volte, fans, vedete qua come fanno le strade? Fanno sotto le fondamenta. Chia. Mica come da noi che buttano giù quattro pezzi di asfalto a caso e poi dopo due volte che piove si riempie di crepe e cede tutto e le radici degli alberi. Quelli fanno le fondamenta, come fanno le radici degli alberi a alzarlo? 30. E allora fermiamoci a spingerla. Comunque Oberalp, sinistra. Sempre 30. Voglio solo vedere che velocità. Oh, guarda! No, perché 32? Ma non è vero, ma. Ecco, no, infatti. Ma ti pare zona 23? Ma dice cazzate quel cartello, non è attendibile. Ma è finita la zona 30, non ho capito. Sì, è finita. Ah, ok. I cartelli della velocità in Svizzera mentono. Ah, guarda un elicottero. Fico. Oberalp Pass! L'una ne abbiamo fatta di strada per arrivare fin qua, eh. Mamma mia. C'è un lago artificiale. Ma sento delle gocce. Ho sentito delle gocce in testa. No, viviamo a pranzo. A pranzo. 1965-1967. Diga. E vabbè, non è altissima, però fa sempre la sua scena.